A fietto! A vedere! Madonna! Mi buco le ruote! Se c'avete un cane, ve lo storpio! Fate i buonini, che sennò vi do i calci sul popò! Vi faccio scadere il permesso di soggiorno! Ma dai! Empire Sanitation, sono Eddie. Sì, salve. Sto cercando di recuperare degli oggetti che sono finiti per sbaglio nel cassonetto sotto casa. Numero del cassonetto? Un secondo. Sei, 4476. Linea 33, il camion ha già concluso il turno. Se la tua roba non è lì, ormai è tardi. Ehi, aspetta! È importante. Puoi almeno dirmi dov'è il camion? Vediamo. Allora, dovrebbe trovarsi nella rimessa municipale tra Bowery e Grand. Ricevuto, grazie Eddie. Garage comunale tra Bowery e Grand. Nessun problema. Posso accettare di perdere qualsiasi cosa, ma non la mia spy di chiavetta. Che vuoi che sia? Devo solo trovare una chiavetta in un camion dei rifiuti da 30 tonnellate. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di tutto il mio lavoro dai tempi del liceo. Di Spider-Man stavo dicendo, ma lui parla, quindi più o meno ha già detto lui il fatto. Con voi Vincent siamo praticamente qui con il nostro Peter o Spider-Man, perché purtroppo gli hanno fregato le cose, o meglio gli hanno buttato le cose. Ed è un male. Chiuso? Ma certo. Non sia mai che qualcuno rubi dell'immondizia. Forse c'è un altro modo per entrare. Se non rompo nulla, nessuno può accusarmi di effrazione, no? Diciamo che c'hai ragione. Solo che dove si va? Ah, ecco. Proprio sotto il naso ce l'avevo. Sono fatto tutto il giro, non se la passeggiata. Ma? Nada. Ok, sotto con il panico. Empire Sanitation, sono Eddie. Scusa, è possibile che il camion non si trovi nel garage? Sì, certo, deve essere da qualche parte nella zona ovest di Chinatown. Perfetto, vado subito. Senti, non sperarci troppo, ma a volte i ragazzi si fermano a mangiare una pizza prima di scaricare. Ah sì? Potrei cercarli in pizzeria? Sai quale, di preciso? Forse un posto a conduzione familiare. Jerry's? No, quello è a nord. Intendo il primo, Jerry's. Ah, giusto. No, inizia con la L, se non sbaglio. Larry's? È nell'East Side. Aspetta, quello deve essere il camion. Grazie, Eddie! Deve esserci un camion nei paraggi. No, la mia roba non è qui. Deve esserci per forza un altro camion. Proviamo questo? Della mia pupazzetto. Ma che odorino interessante. A parte la pizza, può essere speranza. Ancora buona. È andata male, eh? Sicuro che siano stati qui? Beh, forse i ragazzi hanno cambiato strada per evitare il comizio di Osborne. Oh, quello! Se il camion ha seguito la linea 35 e sarà già arrivato all'inceneritore. Fa vedere! Vicino al ponte di Manhattan. Dovrai fare presto. Non si sta fermo, sto scemo. Sembrava un logo italiano. Manco fosse, che ne so, una pizzeria italiana. Non si sta fermo il deficiente. Fa pure pubblicità. Se non ti stai fermo, che cavolo devo concludere? Cioè, non riesco a vedere bene. Vabbè, certe persone, veramente. Ecco l'inceneritore. Spero non sia tardi. Oh oh, guai in vista. Aiuto! Ah, deficienti. Ah, volevi quindi? Eh?
Ok. Grazie, Spider-Man. Tutto bene? Sì, grazie. Questa banda terrorizza il quartiere da un paio di giorni. E temo che presto ne arriveranno altri. Terrò gli occhi aperti. Lo temo anch'io. Mi dispiace se cerco in giro degli effetti personali. Figurati. Intanto stilo il rapporto sull'incidente. C'è qualcosa lì. Devo togliere di mezzo questi sacchi. Deve essere questo. Fa che sia qui, fa che sia qui. Sì. Sti scemi che hanno buttato le mie cose. Sembra tutto a posto. Ma guarda, un vecchio prototipo di gadget. Prometteva bene. Perché non l'ho mai finito? Forse potrebbe funzionare. Ok, bomba ragnatela. Esplosivo di prossimità che avvolge istantaneamente nella ragnatela tutti i nemici del raggio d'azione. Fantastico. Cioè proprio ne fai tre, cioè ne fai fuori un bel po'. Visto che ci siamo, va, potenziamo. Sai com'è? Potenziamo anche questo. Ok. Guardate, l'idiota che crede di essere Spider-Man. No, io sono Spider-Man, solo che appunto state minacciando la persona sbagliata. Appunto. Morto. È meglio non parlare troppo presto. Non posso colpirlo lassù. Oh. È mio. Non mi dava la mossa speciale, non so per qual motivo. Sto deficiente. Dove credi di andare? Ok, eh? Direi che la serata ha preso una strana piega. Dove potrei andare a dormire? Tre persone appiccicate. Avete poco da ridere adesso, eh? Ah, va, facciamo un tiro avversario. E un altro. Apriamo quella porta. So che non possiamo, ma vabbè. Vabbè ragazzi, dovremmo andare da Mary Jane a quanto pare. Perché praticamente non possiamo ritornare. Ma come faccio a convincerla? Che caspita ne so io. Vediamo. Ciao MJ, sono Peter. Potrei fermarmi da te stanotte? MJ, passavo da queste parti e non si può sentire. No, questo proprio non si può sentire proprio. Attenzione! MJ, visto che mi parli di nuovo, pensavo di... Ok, questa è proprio patetica. Ma perché la faccio tanto difficile? Siamo solo amici, no? E la gente dorme di continuo sui divani degli amici. Non c'è niente di strano o imbarazzante. È solo un divano. Il divano di MJ. Ma cosa mi salta in In effetti. In realtà era da quella parte, ma vabbè. Fa niente. Oh, no, proprio un atterraggio perfetto. Sul posto perfetto. Hanno appena pubblicato l'articolo di MJ. Devo trovare che un altro posto per la notte. Lei sarà troppo impegnata col lavoro. E dove me ne vado? A Napoli me ne vado. Se fossi in città potrei chiedere a lui. Appunto. Oh, livello 13. Ho lasciato un messaggio, ma il numero è privato. Ehi, ragnetto, da quanto tempo? Ti sono mancata? Vieni a questo indirizzo. Prova a prendermi. Oh, oh, temo di riconoscere la voce. Io non ne sarei tanto sicuro. Ma vabbè. Sì, andiamo tanto. 1034, agenti attaccati dai demoni. Intervento ad Austin Nord. I demoni stanno diventando anche peggio di Fisk. Ah, boom! Allora, bambini! Se giocate sporco, vi confisco i giocattoli! Ma quello dove si trova? Dentro la macchina!
Sì, vabbè, questo come... come faccio? Forse è così. No. Ah, si è sbloccato da solo. Bravo. Allora non siete bravi solo a dare fastidio. Questi demoni sembrano posseduti. Ciao elicottero. Oh, dove se ne va? A Napoli. Aspettate, qui c'è un bel po' di casino. Ma che hanno combinato quei cani? Quei cani. Ok, andiamo a vedere quest'ultima cosa. Fatto sta che stanotte proprio sta capitando di tutto. Me fregano la roba. O almeno a Peter fregano la roba. Ci sono criminali ovunque. I demoni danno fastidio. Ma che cavolo sta succedendo? Boh. Si stanno organizzando proprio tutti quanti lo stesso giorno. I demoni sono ogni giorno più pericolosi. Neppure Fisk si era spinto a tanto. Ah, sempre i demoni. Bei demoniacci proprio che siete, eh. Wow. Ok, è il momento di utilizzare la mia bella ragnatela. Usa l'attacco catapulta su 4. Baboom. Yahoo! No! Aiuto! No! Questo mi è piaciuto. Wow! A cosa potrebbe servire tutto quel denaro? Ma che ne so. Fatto sta che ho fatto benissimo sta cosa. Comunque devo vedere più spesso gli obiettivi, perché io mi concentro contro i nemici, ma non vedo mai gli obiettivi per bene. Dove sta lo zaino? Salve ragazzi. Cerco il mio zaino. Qualcuno l'ha visto? Sicuramente no. Oh, si balla! Eccolo lo zaino, perché non l'ho visto, perché sta sopra. Oh, mi piace sta musica, oh. Chi l'ha messa? Chi è il DJ? Fiore del ballo. Il fiore all'occhiello del ballo scolastico, distrutto in una lotta con Fisk. Ma c'è fortuna, eh. Della mia vita sentimentale. Ah, c'è sempre lui di mezzo. Costumi! Vediamo un po' che nuovo costume c'è. Questo mi è simpatico. Fatto sta che posso sbloccare questo. E questo è? Costume Scarlet Spider. Esca olografica. È la Madonna! Quindi i nemici in questo modo si confondono, perché sono degli ologrammi quelli. No, vabbè, fantastico! No, questo lo utilizzeremo nella prossima puntata, assolutamente. Comunque, nella storia preferisco utilizzare il costume quello... principale, diciamo. Io voglio assolutamente sapere chi è il DJ di questa festa. Ma vabbè, sta chiamata non mi è piaciuta per niente. Tipo che Mary Jane che sta facendo uno scherzo. Ti faccio vedere io. Altro che. Ciao ragnetto, ultimamente ti penso spesso. Eravamo magnifici insieme, vero? Forse dovremmo ravvivare la passione. Black Cat, spero non stia cercando nuovi obiettivi da svaligiare. Mi aveva promesso di cambiare vita. Che cosa stava cercando? Ci sarà qualcosa fuori posto. Aspetta, che cos'è? Uno dei suoi gatti. Prima li imbottisce di amplificatori di portata, poi cattura segnali a radiofrequenza. Chiederò a Yuri di recuperarlo. Quello è il murales che avevo visto io. Stavo in un'altra parte. Per esporsi in questo modo. Deve essere in difficoltà. Terrò gli occhi aperti. Ok, quindi questa è una missione secondaria, per dire. Ehi, Yuri! Hai ancora costume e armi di Black Cat nel deposito delle prove? Gatta cicova. Perché? Oddio! Che cosa? Forse. Controlla e fammi sapere se il suo equipaggiamento è ancora... Che è sta roba? Certo. Comunque sì, vi ho detto che praticamente quello è lo stesso murales che avevo visto una volta. Insieme stasera. No, micettino. Scusa, Ciccino. L'avevo dimenticato. È stata una giornata acce. Il laboratorio ha perso i fondi. Oh, Peter, mi dispiace. Lo so. A chi lo dici? Ho dato lo sfratto. Cosa? Hai un posto dove dormire stanotte? In effetti, no. Non ce l'ho. Senti, ma chi sono quelli? Ma non avresti un letto a rifugio? Ma certo. Puoi usare il divano nel mio ufficio.
sono piccioni. E la madonna, quanto grossi erano quelli. Cioè, non erano piccioni, erano gabbiani. Comunque, se questo era il murales che avevo visto già una volta. Vediamo un po' di arrivare da zia May, visto che ci darà un letto su cui dormire. Visto che noi non abbiamo un posto dove dormire, che l'animaccia loro ci hanno sprattati. Cioè, pensate un po' voi. Ma pensate, fra filmati, discussioni, letto che perdiamo, il letto che prendiamo invece, almeno si spera un letto, poi se ci danno un divano, vabbè, pazienza. E lui non sale, vabbè, ce ne faremo una ragione. Appunto, siamo arrivati da zia May, o dalla feast, insomma. Alla festa siamo arrivati. Ma forse a quest'ora non ci sarà una festa, visto che è tardi, se no ci sbattono fuori. Sera o notte. Beve. Praticamente non dormo dalla cattura di Fisk. Devo smetterla di maltrattarmi così. Infatti, è quello che penso anch'io. Bimbo, devi dormire. Cioè, a proposito di dormire, dobbiamo salire. Ho fatto un'altra rima non voluta. Che ci fai? Uè, chi si vede? C'è stato un problemino a casa mia. Non hai dove stare? Conosco quello sguardo. Sei nel posto giusto. Non vergognarti. Sì, lo so, è che mi scoccia sottrarre risorse ai bisognosi. Ora come ora, caro mio, hai bisogno. Non hai tutti i torti, grazie Gloria. Si sarà sentito anche un motorino, non è che qualcuno, qualche barbone è passato col motorino qui dentro. Oh, mi buco le ruote. Se c'avete un cane, sì, ve lo storpio. Beh, spero che il divano sia comodo. Silenzio! Qui si dorme! Abbassate il volume! Oh, ve la smonto la cosa, Mi faccio venire al figlio di Jeff, visto che ha detto che smontava a 5 anni, già smontava le televisioni. Ve la faccio smontare da lui. Vediamo un po'. Non ho parole. Oh, ma sto cane da fuori al balcone mio. Ah, che scocciatura. Io non posso accettarli. E invece sì che puoi. Te li restituirò. Tu ci vizi. Non posso. Chiedimeli la prossima volta. Oh, sei proprio il nipote di tuo zio. Devi imparare ad accantonare l'orgoglio dei Parker e accettare di essere umano, come tutti noi. Martin. Scusate l'interruzione. Ehi, compare. Volevo avvisarti che lascerò la città. Dovrei sostituirmi tu. Certo, adesso di me. Quanto tempo starai via? Ancora non lo so. Va tutto bene, signor Lee? Solo impegni personali che avevo pianificato da tempo. Abbi cura di questo posto. Rappresenta di certo la mia parte migliore. Non te vedo bene, Bene. Madonna. Signor Lee, la consiglio di fermare quello che cammina col motorino qui dentro, Sicuro? Che è passato di nuovo. Scommetto che Robby sarà entusiasta. Sì, è diventato virale. E senti questa, il sindaco Osborne ha annunciato che oggi consegnerà un encomio all'agente Davis. Wow. Aspetta, il comizio di Osborne è oggi... ora capisco cosa ha in mente. Sì, è chiaro a tutti, ma resta un gran momento per l'agente Davis e la sua famiglia. Io seguo l'evento per il giornale, vieni con me? Sì, volentieri. A dopo. Spero che da qui si scende, perché sennò... Ah, è vero. Comunque, spero che anche voi l'abbiate sentito il motorino, perché sennò... Non so, che mi devo tepegliare, per pazzo. Sì. Questo se ne va col cappello da dentro. Ma non ti fa caldo? Oh, che sudi, ti pigli l'accidente. E se ne va. Madonna. Vieni qui! Vabbè, vattene a cagare, veramente. Poi se ti pigli in accidente, non ti venire a lamentare. Come russa un bufalo d'acqua. Come russa un bufalo d'acqua. Non lo voglio sapere, preferisco non saperlo perché sennò... Capace che mi metto a vomitare tutto un tratto. Sera, tutto a posto? Oh, ti vedo bene. Vedo delle belle capocce là sopra, Questo secondo me non riesce a dormire perché sta la televisione accesa. Stessa cosa che dicevo io ieri sera. Poi ieri notte. Bimbi, si è abbassata la televisione, il volume.
Se no ve la spacco in testa, ok? Fate i buonini, che se no vi do il calci sul popò. Tu sembra la stessa cosa, dici. L'altra volta, uguale. E che cosa ci fai qui a quest'ora? Ma perché non posso passare? È vietato? Gli faccio scadere il permesso di soggiorno. È così umiliante ricevere denaro da zia May. Dovrei andare in città e cercare di sdebitarmi. Vabbè ragazzi, io direi che con questa puntata possa finire qui, insomma. Spero che vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Io sto capriolando tante volte e continuo a capriolare. Bella ragazzi. ¡Afieto! ¡Afieto! ¡Afieto!